Vai. Tenta la chiave e ti fa male. Sbatte. Dimmi, cara. Sì, parliamo. Allora, siamo qui con Paolo Ruffini, abbiamo avuto Gian Filigrana e Sasciola a parlare dei problemi e delle difficoltà dei giovani. Sì. Te, da giovane, come hai affrontato le tue difficoltà e come consigli di affrontare i giovani le tue difficoltà? Quando ero giovane io, era tanto tempo fa, nel senso che sono cresciuto molto, cerco di ricordarmi che ho cercato di divertirmi il più possibile, cercando di ascoltare poco le persone che mi facevano perdere tempo e cercando di ascoltare molto le persone che mi facevano impiegare il tempo, anche se questo impiego poteva essere apparentemente sbagliato. Direi che è inutile stare a dire che i giovani si devono impegnare, i giovani si devono anche divertire molto, e io sono convinto che, per amor del cielo, bisogna fare tutto, bisogna essere solidali, bisogna essere tolleranti, bisogna essere... Però è molto importante per i ragazzi di 16-17 anni anche andarsi a bere un bel mojito, andare a casa, vedersi un bel film di Kubrick, che se c'è una serata dopo facciamocela, perché si vive anche di questo, e l'amore è una cosa stupenda, bisogna dire che se non conosci bene uno va usato il preservativo, che è importante, e bisogna dire tutte queste belle cose. Io mi ricordo che queste cose me ne sono accorto, di queste cose me ne sono accorto sui 15-16 anni e sono esploso in quello che poi sono diventato anche ora. Prima avevo molta paura e molto timore, e soprattutto ho fatto delle gran lotte, perché mi ricordo che io stavo molto più tempo a scuola rispetto che a casa, e credo che le scuole debbano essere delle case, talvolta anche molto più confortevoli. Ci sono dei genitori sprovveduti che molto spesso non riescono, per mancanza di cultura o per mancanza di sensibilità, a offrire ai propri figli un'educazione come si deve. La scuola deve offrire un'educazione come si deve. Cioè, secondo me, un governo, uno Stato, un paese non si può permettere di non avere dei professori che siano prima educatori. Quindi ci vorrebbe, secondo me, molta più attenzione nei confronti della scuola, molta più attenzione nei confronti degli educatori, dei professori, degli insegnanti. E quindi, secondo me, se avviene questo aiuto da parte dello Stato, io credo che i ragazzi possano affrontare le loro problematiche in maniera tutto diversa, in maniera completamente diversa. Cioè, un ragazzo sovrappeso non si può sentire emarginato o offeso perché è obeso, un ragazzo down non esiste che venga picchiato e messo su YouTube. E tutta questa paura e tutta questa rabbia, io credo che possa essere altamente arginata nel momento in cui, come si usa spesso dire, i piccini vedono un buon esempio dei grandi. Finché i grandi non danno un buon esempio ai ragazzi, è un casino. Pensi sia più nero il presente per i giovani di oggi rispetto a quelli forse di una decina d'anni fa? No, io penso che sia, che possa essere molto più roseo. Se diventa un roseo scuro è perché non si sanno gestire delle cose, perché non si sanno gestire delle risorse straordinarie che ci sono. Io credo che 20 anni fa, chissà se c'era un'iniziativa del genere, se tutti i ragazzi si trovavano 2 giorni a Zasciolle a discutere di loro, chissà se c'erano dei politici assennati che avevano delle iniziative del genere, non lo so, non vorrei dire, non lo so, però ora c'è questo, ci sono altre cose, ci sono dei consultori, ci sono delle associazioni che agiscono per la prevenzione di malattie, sono delle cose che funzionano e che sono attivate. Bisogna farle veicolare in un senso giusto e soprattutto bisogna cercare di insegnare ai ragazzi che la politica, che la prevenzione, che la prevenzione alla guida sicura il sabato sera, la prevenzione all'AIDS, la prevenzione al cancro, alla sigaretta, non sono delle rotture di coglioni, ma sono delle cose che hanno un senso. Allora ci vuole qualcuno che vada da loro e glielo dica. Perché io mi ricordo che quando arrivavo a scuola e vedevo uno in giacca e cravatta che mi veniva a parlare di queste cose, io gli facevo una ossa, cioè proprio mi rompevo e ero contento perché perdevo un'ora o 2 ore. Bisognerebbe che queste cose, che sono molto importanti, fossero condotte da gente cazza. Innanzitutto pose nelle sue mani, la prima cosa che faresti, proprio di concreto? La prima cosa che farei è veramente andare nelle scuole, fare un intervento forte nelle scuole, e la gente, i ragazzi che hanno dei problemi o che esprimono un disagio, mi piacerebbe aiutarli in modo diverso, ma senza essere uno psicologo, proprio come Paolino. Ora dico di me perché mi conosco, potrei dirlo anche di te,
cioè non uno psicologo, ma uno che dice: guarda, che se te sciabordi dalle botte uno, io capisco che tu hai un problema, l'ho fatto anch'io, ti va di parlare, si fa due chiacchiere, magari, che ne so, cioè dei cazzi tua che non mi vuoi dire, parliamone un attimo. Questo intervento sarebbe molto importante, perché molto spesso quello che esprime questo disagio dietro ha un problema. È un problema legato alla famiglia, è un problema legato alla relazione, è un problema legato ad un abuso, e queste cose si possono affrontare. Ultima domanda: come si fa a diventare Paolo Ruffini? Oltre a essere simpatici, ma no, ma si può diventare molto meglio. Io auguro a tutti di fare delle cose molto più belle. Sono molto contento di essere qui. Paolo Ruffini è un incrocio fra Gatto Silvestre e Bill Coyote, cerca sempre di raggiungere qualcosa, pienamente insoddisfatto sempre, ma molto contento di avere delle occasioni come queste dove il mio lavoro acquisisce un senso e un valore. Vuoi vedere Gatto Silvestre e Bill Coyote? Te li faccio vedere. No! Bellissimi! Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie.